Ciao Wayu, allora stasera così ho deciso di ritornare a fare i video, sai, i video sui videogiochi. Guarda, è una cosa complicatissima, cioè sembra una stronzata, ma guarda, fare video di videogiochi è più difficile che fare i video normali. Ma ci sto andando proprio, non riesco proprio. Comunque, oggi è PG Building Simulator, che mi sono ingrippato completamente con questo gioco perché è divertentissimo. Perché tu fai i computer, no? Però non devi spendere i soldi, allora ti fai, e questa è una cosa che stavo facendo io. No, dobbiamo toglierlo questo, ecco così. E oggi facciamo il computer di Fantozzi, cioè il computer per proprio quelli là, sai, proprio sfigati, proprio il computer, proprio fa un computer di merda, perché poi è facile, no, che uno via e fa il computerone esagerato. Invece no, io voglio fare un computer di merda, e quindi oggi faccio, stasera faccio un computer proprio del cazzo, proprio di quelli là, proprio dello sfigato, perché tutti hanno il diritto di avere un computer, anche la persona più sfigata del mondo. Allora, però prima di iniziare, voglio, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, è importante, sono anche su Facebook e su Instagram, mi trovate sempre come Moody Fraser, mettete mi piace alla pagina, seguitemi su Instagram che pubblico un sacco di cose belline e non vi dimenticate perché è importante. Allora, adesso scegliamo il case del computer sfigato, che deve essere un case. Non lo so se scegliere un case di quelli là appariscenti, tamarrissimi, che poi dentro fanno cacare, oppure se fare, se scegliere un case di quelli là proprio grigi e proprio brutti. Forse computer di merda proprio devo fare, quindi mini TX, no, micro ATX, SATX, o vediamo questo. Ma che ce frega, sì. Ma sì, ma guarda quanto è tamarro e sfigato questo qua, aspetta. Sì, è proprio lui. Cioè, è proprio il computer adatto. Allora, iniziamo a smontare tutti i fatti qua. Così lo apriamo. Che poi ci voglio fare un sistema di raffreddamento proprio di merda. Dove cazzo si monta là? Come cazzo è fatto sto coso? Leviamo. Sì, ma qua ci mettiamo il ventolone imbecille, ignorante proprio. Qua si mettono gli hard disk. Allora, prima cosa che si deve fare, bisogna mettere la scheda madre, la motherboard. La pigliamo qua. Però deve essere una proprio di quelle là, tipo proprio quelle cose proprio merdose, proprio generiche, gigabyte, cannoni gigabyte, no, ma neanche gigabyte è troppo buono, ma serve una cosa, mortoni, non so che cos'è mortoni, però mortoni, e lo facciamo, addirittura lo facciamo con l'AMD, proprio con la M4, i cannoni MTech Plus. No, Skylake, proprio antico, M-Tech, ma anche M-Tech Plus, fanculo, lo facciamo con l'Intellia, abbiamo trattato, cioè, proprio, l'abbiamo trattato proprio bene. Ah, hai capito come funziona il suo? Scusa, ma vola la copertura sopra? Cioè, poi ci metti il coso su. Ah, ecco, hai capito come funziona? Schifo! Cioè, passa, capì? Cioè, è proprio brutto assai. Allora, e quindi poi ci mettiamo il processore, cioè vediamo CPU processore, i 7 7700K è quello che tengo io. Ci dobbiamo mettere un tipo un i3 Celeron, Celeron, allora Celeron 2008, che succa a due core, proprio merdosissimo alla grande. Allora sì, mi piace. Allora, ah, qua ci stanno i ventoloni sotto che non vanno bene, perché i ventoloni sono troppo belli. Stanno lavassi i ventoloni. Si devono mettere le ventolacce, quelle di merda, però. Queste sono troppo belle. No, Senta, è così. Allora, poi ci dobbiamo mettere la memoria. La memoria mettiamo 8 giga, 4 giga, no, è una cosa, 2 giga, tipo una cosa proprio triste. La rossa,
Ecco qua, 4G, 2 giga, mortoni value supremo, il succave così. Ma sì, 2 giga di memoria proprio standard. Poi ci mettiamo il cooling, nel cooling nel senso buono, non il cooling, e ci mettiamo questo qua passivo, cioè proprio la letta di raffreddamento passiva, proprio a fanculo, bellissimo così, proprio, cioè secondo nessuno va a fuoco. Allora, poi i ventoloni ce li dobbiamo mettere, perché i ventoloni sono una cosa che il tamarrone ci mette, perché il ventolone è, capito, fa scena. Però prima dobbiamo metterci la scheda grafica. La scheda grafica ci ha messo una cosa proprio Zotac, 6 giga è troppo, 4 giga, 8 giga, 11 giga, mamma mia, che cazzo è giga? Ah, ecco, allora 3 giga. No, voglio una Shean. Che cazzo è Shean? Mettiamo questa. Sì, però devo prima togliere. Aspetta, già lo ha. I cosi, perché se no non si monta la scheda. Scusa. Ma ci versa. Nudge. Allora, aspetta, aspetta. Shean, rossi. Shean. Eccolo qua. Shean 2 giga. Cioè, proprio. E l'ho trattata, Shean 2 giga, avevo, wow, esagerato. Ma un lì mi fa proprio la grezzata. Ma ce ne metto due. Proprio la grezzata esagerata. Ce ne metto due, no? Perché, ah no, niente, non si può mettere. Giustamente. Dice, scusa, ci vuoi mettere le cose di merda? Allora, questo ce l'abbiamo, ma ci mettiamo l'alimentatore, che è fondamentale. L'alimentatore ci vuole, Cooler Master, no, ci scherziamo. Shean, sempre Shean. Power King, Power King 250, tanta voglia fa, cioè proprio senza problema alcuno, proprio, cioè quello che ci hanno messo, con quello che ci abbiamo messo dentro, voglio fa. Allora, e quindi poi ci dobbiamo mettere ovviamente la ventola qua davanti, che si fa, insomma, voglio una ventola RGB, cioè no, anzi voglio una ventola colorata di quelle tristissime, però quelle là, però sai che compri dal cinese 5 euro, e ma non sa che non ci sta quella, mi sa proprio di no. Vabbè, comunque ce ne mettiamo una tipo rossa così. Fractal Design, non è che fa. Ah no, c'era la Mortoni, aspetta. La Mortoni. Mortoni, eccola qua. Vabbè, però non è colorata. Vabbè, no, allora no, c'è un team che non fa niente. Lui ha speso 4 soldi per il processore, questo qua, però le ventole le prende buone, le ventole. È proprio un classico, no? Perché le ventole fanno scena, allora le ventole devono essere buone, quindi ecco qua. Allora, aspetta, però devo mettere sempre sti cose, questi, faccio sempre questo con sti cosi, che li tolgo e poi la già mettere una volta, che cioè che poi si accende lo stesso il computer, cioè funziona uguale, però a me mi dà fastidio che rimangono le cose aperte, che sono un azzeccato maledetto. Allora, poi ci mettiamo le altre ventolone, sempre così rosse, qua sotto, perché il nostro tamarrone, ripeto, ha speso 50 euro sul processore e 200 sulle ventole, quindi, perché è uno sfigatone di quelli là proprio cronici. E poi qua ci mettiamo gli hard disk. Hard disk che poi devono essere, no, memoria, storage. Gli hard disk che devono essere quelli là proprio Shean, ecco. Shean Mega. Ah no, questo è SSD, non serve proprio l'hard disk è merda proprio, quelli là. Eccolo qua. Mortoni, proprio Mortoni, 120 giga di hard disk. Ce lo mettiamo proprio qua, vedi? Open Drive Bay.
ce lo mettiamo qua e chiudiamo proprio a dire, ce l'ho messo proprio che ce l'aveva a mettere. Poi facciamo tutti i collegamenti del caso. Perché altrimenti l'evento, ecco, non funziona niente, perché è importante. I collegamenti. Ci manca qualcosa? Non ci manca niente. Penso che abbiamo messo tutto, no? E poi vabbè, ve lo faccio un altro video dove ne faccio uno che è più cazzuto, questo qua. Ma adesso la cosa divertente è che io voglio vedere, perché nel... dovete sapere che nel, quando, cioè, tu puoi, nel gioco lo puoi anche accendere il computer, però ci stanno tutte le, come si dice, le statistiche, e voglio proprio vedere con questo dissipatore passivo che razza di temperature. A proposito, non ci ho messo la pasta termica, cioè veramente si bruciava. Vabbè, ma sì, ma che ce ne fotte. La pasta termica non ce la mettiamo, c'è un bord, perché lui, la pasta termica, lui è ignorante, capito? Quindi la pasta termica non si mette, che okay. Adesso rimontiamo tutti i pezzi come, e mi sa che però ho fatto uno sbaglio, no, questo qua va sopra, no, è proprio brutto sto caso, io fa proprio schifo. E poi devo abitare qua, e poi ci schiattiamo questo come ho. Ah, prima devo vabbè, mamma mia, che altrimenti non si mette, capito? Allora, prima questo, poi questo, e poi la capoccia, questa capoccia storta che tiene sto case di merda. Allora, dovrebbe essere tutto collegato, ma lo dobbiamo solo accendere e vedere le statistiche, perché è quello che io voglio vedere. Accendiamo, quasi accende, la luce esce, sono tutte le luci. Error, no, essa, giusto, se non ci mettiamo, ecco, è giusto, eh sì. Allora, mettiamoci questo, ce lo schietto. Come si fa a mettere questa cosa? Cioè, ma possibile che per mettere sto... Madonna, esagerato. Allora, accendiamo, vediamo. Hold delete F2. No, è andato. Ma ci metterà... No, vabbè, va abbastanza veloce, va. Bello, bello. Il mio computer di merda. Booting. Mo fa un suono. Questo coso dell'avvio, se giocate a sto gioco, diventerà una tortura. Allora, sistemi info. Però va veloce, va veloce. No. Ma voglio vedere proprio questo, il test del... il test 3D farà 3 frame al secondo, probabilmente. Willy Tran, voglio proprio vedere, ma sono curioso, che fa proprio cagare, cioè, ma fa cagare seriamente. Allora, vabbè, virus scanner, come sta a fare? Vabbè, voglio il computer del rumeno, e c'ha il suo perché. Sì, computer slavo. Yam,
Allora, adesso riavvio. Voglio vedere se riesco a entrare nel BIOS. Così, nel BIOS del Mortoni. Vediamo. Ecco, bisogna fare una cosa un po' triste per entrare. Ecco, infatti non c'è entrato. Vabbè. Questa cosa fa così cagare che non ce l'ha proprio il BIOS. Aspetta. Togliamo la USB dal coso che non serve più. Oh. Come cazzo? Cioè, è possibile che io devo smontare il computer per togliere una USB? Aspetta, dove sta? Se no sembra brutto. Ecco. C'è la ventola qua. Ah no, c'è il fatto apposta. Allora, per prima cosa vediamo lighting, che cosa esce. Non esce niente perché non c'è niente. GPU tuner lo facciamo dopo. Questo il processore overclock 100% GPU, questa cosa ancora non l'ho capita. Test waiting monitoring testing. Boh. CPU tempo. Ops. E che devo fare adesso? Ripartirà. Boh. Non lo volevo bruciare subito. No, non si è bruciato, si è solo bloccato. Allora, non lo so, che facciamo adesso? Will it run, vediamo che cosa. Civilization 6, ma neanche un po'. Ma che deve partire? Allora, una cosa Doom. Una cosa Flight Simulator, Flight Simulator del chip a furcella, Che cazzo. Ma nemmeno il processore ce la fa. World of Tanks, cioè. No, la RAM ce la fa, dai. La VRAM. Battlefield 1, cioè. Se riesce giusto a installare, ma avevo per. Aspetta, che volevo fa? 3D Mark, voglio vedere questo che fa. Frame al secondo, 2 frame al secondo. Ah, si è bloccato! Vabbè. Adesso sapete che facciamo. Ma appicciamo proprio la scheda grafica. Ah no, che cazzo è sto coso? Ah, si fa proprio qualcosa così. Bello! Oh no, ma sì, ma che ce ne fotte. Gram voltage, ma ci sta anche l'overclock del, non ci sta proprio niente. Vabbè. Ok. Mo appicciamo la scheda grafica e basta, poi io ho botteggiato abbastanza. Allora, dove sta GPU tuner? Core voltage, afa angulo. Core clock, afa angulo. Memory clock, afa angulo. Adesso si appiccia. Oh, ti vuoi appicciare? Appicciati. Non si appiccia. Perché non si appiccia? Ah, perché non si appiccia? No, adesso si appiccia, non ti faccio che si appiccia. Si è appicciato. Ma neanche proprio. Vabbè. Comunque, io, questo è il nostro accesso computer. Io vi saluto per stasera, lo so, è stato un video noiosissimo, però è un gioco divertente, giocateci perché è bello, si chiama. Aspetta, come cazzo si chiama sto gioco? Questo è il mio laboratorio bellissimo con un computer. Che cazzo è sto coso? Un altro coso che. Ecco, magari il prossimo lo facciamo con questo. Io questo qua, questo computer è sfigatissimo, lo prendo e lo metto qua. Io per stasera vi saluto, mi raccomando, come già vi ho detto, iscrivetevi al mio canale, che
cazzo? Non, sono intrappolato, non posso più uscire. Sono chiuso. Quindi io vi saluto. Iscrivetevi, mi raccomando. Venitemi a trovare su Facebook e su Instagram. Che cazzo è? Ah, ok. Ciao, aiuto.